Sì, grazie di questa testimonianza che ruota intorno come a due poli che sono in tensione. Da un lato appunto la tentazione di sentirci forti, di sentirci padroni della nostra vita e dall'altra parte questa bellissima espressione dell'essere orchestrati da un altro, dallo spirito. E io penso proprio che sia questo il cammino del diventare bambini che Gesù ci sta chiedendo anche attraverso queste serate, cioè la capacità di ritornare su noi stessi, quindi un esercizio di memoria credente sulla nostra vita, su determinati passaggi della nostra vita, per diventare consapevoli, come lei diceva. Per prendere quindi consapevolezza credente, che, come diceva il Cardinal Martini, lo spirito c'è, lo spirito agisce prima di noi, dopo di noi, agisce meglio di noi. Ecco, in questo esercizio del discernimento, del dopo, ecco, chiamiamolo così, questo esercizio del far memoria credente di una vita che è già passata, uno prende consapevolezza che lo spirito ha agito, ci ha sospinti, ma precisamente in questa stagione, quando si fa questo tipo di esercizio spirituale, cioè ancora una volta sotto l'azione dello spirito, uno diventa consapevole e allora lo spirito c'è, agisce prima di noi, dopo di noi, meglio di noi, ma anche attraverso di noi. Perché sono diventato consapevole a un certo punto, sono diventato credente, partendo da un'esperienza o da esperienze che prima ho vissuto e magari ho fatto tanto bene, ma appunto non mi sono reso conto fino in fondo che in quel bene agiva lo spirito. E questo ha due conseguenze immediate. La prima, la vittoria di quella tentazione, su quella tentazione dell'orgoglio. Non sono io a dire il vero, ma è la grazia di Dio che è con me, direbbe Paolo. E secondo, si diventa luminosi, si diventa trasparenti, si affascinano gli altri. Qui mi colpisce sempre quell'esperienza della spina nella carne di Paolo, dove Paolo dice: perché non mi inorgoglissi? Siamo in Seconda Corinzi capitolo 12, se volete andarla a prendere e a rileggere. Perché non mi inorgoglissi? Ecco la tentazione del sentirmi forte, no? Del fare il bene facendo leva sulle mie capacità. Fare il missionario alla grande. Perché non mi inorgoglissi? Mi è stata data una spina nella carne. Forse una sofferenza, una patologia, non sappiamo neanche che cosa, no? Un angelo di Satana che continuasse a schiaffeggiarmi, quindi una malattia cronica, che viene proprio la voglia di dire: ma qui c'è dietro lo zampino di Satana, no? Ecco. E poi per 3 volte ho chiesto al Signore di togliermi questa spina. E alla fine ha fatto breccia anche lui, vedete la forza della preghiera, no? Ha fatto breccia in Gesù Cristo, che in qualche modo misterioso, noi non sappiamo queste esperienze mistiche come avvenivano in San Paolo, però si è fatto sentire. E cosa gli ha detto? Ti basta la mia grazia, la mia potenza salvifica, chiaro, si manifesta pienamente nella tua debolezza. Ecco, questo può capitare anche a noi quando facciamo quell'esercizio della memoria credente sugli anni passati. Da un lato ci rendiamo conto che appunto l'orgoglio viene disarcionato, viene sradicato, non sei tu che hai fatto, tu hai collaborato, un altro ha fatto attraverso di te. E dall'altra parte diventi trasparente, cioè gli altri vedono questa consapevolezza che si è creata piano piano dentro di te, di una potenza che agisce attraverso la tua debolezza.
Ho assistito i miei genitori e adesso mi sono reso conto di essere stata forte. Questo lei ci ha testimoniato, no? E poi però anche lei ha riconosciuto, ma un altro, ecco, la mia potenza, Dio, si manifesta nella tua debolezza. E questo diventa testimonianza. Perché? Perché gli altri che vedono dicono, ma com'è possibile che un malato, che una persona debole sia così forte, porti frutti buoni? E c'è un altro che sta agendo attraverso di, c'è lo spirito. E allora anch'io, di fronte al fascino di queste vite trasparenti che sono diventate consapevoli dell'azione dello spirito in loro, si è attratti. E allora anch'io voglio credere. Perché? Perché tu vedi un vaso di creta che porta un tesoro. Allora anch'io. E poi certo, quella consapevolezza diventa anche parola. Paolo che dice, per me il vivere è Cristo. Paolo che dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco Paolo che è tornato bambino del regno. Ecco, questo è l'esercizio spirituale che la vita stessa ci porta, ci mette nelle condizioni di fare tante volte. Riconoscere lo spirito nelle nostre debolezze. E allora ci rendiamo conto che annunciamo Gesù Cristo non nonostante le nostre debolezze, non nonostante i nostri limiti, non nonostante le nostre malattie in certe situazioni, ma proprio attraverso. Non andiamo a cercarle le malattie, le debolezze, arrivano, la vita arriva, ha delle sue scadenze, arriva, ma appunto anche in quella situazione in cui uno dice ma come faccio a essere missionario se non mi reggo in piedi? E se sei giunto a questa consapevolezza che lo spirito agisce nella tua debolezza, allora proprio attraverso il tuo modo di vivere la debolezza diventi affascinante, o meglio trasparente, cioè un altro vede quasi in dissolvenza attraverso di te Gesù Cristo. Siamo arrivati.